La Svezia e dall'Ungheria, c'è ancora luce, ci sono 250 metri per la gloria, per la conquista della medaglia d'oro per Rossi e Beniamino. Bonomi con gli ultimi 150 metri, l'Italia è partita fortissimo, deve guardarsi all'esterno da parte dell'Ungheria e della Svezia. 116, è un po' pesante il colpo azzurro, ma siamo ancora in testa, è la Svezia che ci fa una grande paura, l'Ungheria che attacca la Svezia, precipita verso il traguardo con Rossi che adesso eleva ancora il numero dei colpi, 116, 118, Ale Antonio, Ale che sei il più forte del mondo, Ale Beniamino, ancora andiamo a vincere, andiamo a vincere ancora, e questo è il campo 2 italiano, si guarda a sinistra, si guarda a destra e vince l'Italia! Vince, e come si dice, per la leggenda e per quali campioni, incredibile la vittoria di questa imbarcazione, un turbo diesel. Beh, insomma, penso che tutti noi siamo ancora molto grati per questi momenti. Abbiamo iniziato un po' con la pelle d'oca, devo dire che anche la telecronaca di Gian Piero Galeazzi. Ho visto nei commenti di YouTube qualcuno ha scritto: con quella telecronaca lì arrivavo primo anch'io. Ora, senza togliere nulla in realtà diamo il benvenuto ad Antonio Rossi, è veramente un piacere averlo qui per parlare di sport come scelta per vivere bene. Non dovrebbe aver bisogno di presentazioni, però ricordiamo giusto qualche numero. Antonio Rossi ha vinto 5 medaglie olimpiche, 3 delle quali d'oro fra Atlanta 96 e Sydney 2000. È stato portabandiera della spedizione italiana ai giochi di Pechino 2008. Non stiamo a elencare tutti i titoli mondiali europei, perché sennò probabilmente non avremmo tempo per fare il resto della chiacchierata. Una volta terminata l'attività agonistica, si è dedicato allo sport come uomo delle istituzioni, proprio è stato dapprima assessore allo sport per la provincia di Lecco, la sua città, esatto. Poi per la regione Lombardia e attualmente ha il ruolo di sottosegretario ai grandi eventi sportivi per la regione Lombardia, incarico con il quale ha giocato un ruolo determinante nella candidatura e quindi nell'assegnazione dei giochi di Milano e Cortina del 2026. Quindi diciamo che con le Olimpiadi hai un certo feeling, ma ti capita di riguardare queste immagini ogni tanto? O... Beh, questa gara soprattutto sì, perché è molto bello il commento di Giampiero. Giampiero per lo sport della canoa e del canottaggio è stata veramente una grandissima fortuna, perché lui quando era giovane aveva praticato sia il canoa che il canottaggio, quindi sapeva trasmettere al telespettatore l'emozione. E questa gara di Sydney mi capita di vederla soprattutto quando vado nelle scuole a parlare di sport e a portare la mia esperienza, ed è una delle telecronache più richieste, quindi sì. Ecco, ma è stato più difficile vincere quell'oro e gli altri che hai vinto o ottenere i giochi per la nostra regione? Beh, lì ero molto preparato e sapevo, perché poi quando fai gli allenamenti sai bene o male quanto tempo poi arrivi a fare in gara e quanto valgono i tuoi avversari. Mentre Stoccolma e Ore, quindi la candidatura della Svezia, non sapevamo. Avevamo sì un'idea, perché c'erano uscite la valutazione dell'Evaluation Commission del CIO, quindi sapevamo quali erano i punti forti e quali erano i punti deboli della candidatura svedese, ma non sapevamo quanti membri CIO avevano dalla loro parte. Quindi sicuramente ero preparato in tutte e due, diciamo, sia come sportivo che come, diciamo, come candidatura per i giochi. Il risultato era più incerto per l'assegnazione dei giochi. Comunque l'immagine che è passata della nostra delegazione in quella circostanza è stata di grande passione e anche di grande preparazione, per cui si vede che eravate una squadra di atleti o ex atleti e quindi avete un po' messo le stesse ingredienti che probabilmente si mettevano. Sì, hai detto bene, passione, perché in questi mesi abbiamo lavorato veramente con grandissima determinazione e passione.
sapendo bene quello che, qualcosa, insomma, qual è l'opportunità poi che avremmo avuto nell'ospitare i giochi. È un grandissimo gioco di squadra. Regione Lombardia, Regione Veneto, il Comune di Milano, il Comune di Cortina, il CONI, insomma, ognuno aveva il proprio compito. Abbiamo lavorato veramente bene da quando siamo partiti. Da quando c'è stato il via ufficiale, che era ottobre, in questi mesi, sempre un ricorrere le date, le scadenze, le tante garanzie che il CIO ci richiedeva, sia finanziarie che insomma, di accessibilità, di sicurezza, dei trasporti, tutto quanto. E poi, una volta arrivati lì a Losanna, il 24, anzi il 23, ognuno aveva un membro CIO. Da agganciare, diciamo, per poter parlare della Certo. candidatura. Io personalmente c'erano due membri CIO della Canoa, Estanghe, un francese, e Perurena, che è uno spagnolo, che è presidente della Canoa Internazionale, e ovviamente puntavamo ad avere il loro voto, insomma, il fatto di convincere. Ogni federazione, è stata una delegazione, numerosa, ma perché ognuno aveva dei Sì. compiti ben assegnati, insomma. Ecco, hai citato il CIO, quindi non posso non farti questa domanda, perché insomma, dopo l'entusiasmo per l'assegnazione dei giochi c'è stato un momento un po' di, chiamiamola, doccia fredda, nel senso che c'è stato a un certo punto il timore che i giochi venissero revocati. Ora, ricordiamo brevemente, il CIO ha mosso alcuni rilievi alla riforma dello sport, in particolare ritenendo che la nuova riforma che ha dato vita alla nuova società Sport e Salute facesse venir meno in qualche modo il principio dell'autonomia dello sport, in quanto questa società è collegata al governo, e quindi a un certo punto si è temuto un po', però possiamo stare tranquilli rispetto ai Sì, no, giochi. assolutamente, si può stare tranquilli sia sull'autonomia dello sport rispetto alla politica che all'assegnazione dei giochi. Questo non c'è ombra di dubbio, anzi penso che adesso è cambiato anche il governo, quindi penso che il nuovo ministro Spadafora incontrerà a breve anche il presidente Bacche e parleranno anche dei decreti attuativi di questa nuova Che legge. adesso bisognerà, per quanto riguarda invece le Olimpiadi, dovrà essere fatta la legge olimpica, quindi La anche legge il. olimpica, sì, è un'altra cosa che il CIO ci chiede perché, come sai, il contributo del CIO per l'organizzazione dei giochi è sostanzioso, sono circa 980 milioni di euro, e quindi vuole determinate garanzie, cioè che non siano per esempio tassati dallo Stato, quindi vuole che tutti i soldi siano dati per l'organizzazione. In più nella legge olimpica, come è stata fatta per Torino 2006, ci dovranno essere delle norme per quanto riguarda, pur rispettando ovviamente la trasparenza e tutti i percorsi leciti e tutto quanto, una via, diciamo, più semplice per semplificare la burocrazia. Penso per quello che non andrà a occuparsi l'agenzia che dovrà occuparsi delle infrastrutture, quindi per il villaggio olimpico, per il nuovo stadio, quello in zona Santa, quello, sì, in zona Rogoredo, il nuovo Palitalia e via dicendo. È una candidatura, la nostra, che non prevede delle grandi costruzioni, perché tu sai che su 14 impianti soltanto uno deve essere costruito da nuovo, ed Certo. è questo punto dove giocherà l'hockey, Ok. sarà completamente privato, quindi insomma, però, in più le altre cose da costruire sono il villaggio olimpico di Livigno e di Cortina, che però saranno delle palazzine smontabili che poi verranno date in uso alla protezione civile sia lombarda che veneta. Livigno un 15% rimarrà fissa, sarà una foresteria, ma perché c'è già un accordo di programma con l'amministrazione comunale di Livigno, il CONI e Regione Lombardia per fare un centro in alta quota di preparazione olimpica, quindi insomma sarà una foresteria per gli atleti. E quindi insomma questo andrà a trattare bene o male la legge olimpica. Ecco, diciamo la storia italiana insegna che quando ci sono grandi eventi e quindi anche grandi lavori da fare, purtroppo spesso è stata occasione per
per attività, diciamo, illecite, piuttosto che, insomma, qualcuno che ci ha un po' guadagnato. Su questo sì. Ci però sono delle... Ti di conto che sia nel dossier parlavamo di un organo che potesse controllare, insomma, anche nella figura dell'amministratore delegato, del CEO, insomma, chiamiamolo come vogliamo, c'è proprio un ruolo che deve rapportarsi sempre con questa struttura, okay. Che sia l'ANAC o adesso... Ecco, visto che parliamo di impianti, non c'entra, o meglio, c'entra relativamente con le Olimpiadi, perché poi dovrà essere probabilmente il posto dove verrà fatta la cerimonia inaugurale, però insomma siamo a Milano e i tifosi di Inter e Milan sono un po', insomma, stanno dibattendo sul futuro dello stadio. Sappiamo che proprio a brevissimo il Comune deciderà. Tra i due progetti che sono stati presentati c'è chi chiaramente è molto dispiaciuto all'idea che San Siro venga abbattuto, però insomma ci sono questi due progetti. So che non è una materia che riguarda strettamente la regione, ma tu da sportivo intanto ti vorrei chiedere se San Siro merita di essere pensionato e nel caso tra le due, meglio i due anelli o la cattedrale? Anche dal punto di vista proprio personale tuo. Ma guarda, io sono milanista, quindi insomma sono legato allo stadio e tutto quanto. È uno stadio comunale questo, e quindi che non serve soltanto al calcio, sono stati fatti anche diversi concerti, quindi non so se nei nuovi progetti delle due società sportive siano previste anche un uso non soltanto legato al calcio. Detto questo, insomma, l'opinione personale è se ristrutturare San Siro costa leggermente meno che rifarlo da nuovo, probabilmente è meglio rifarlo da nuovo, insomma, andando incontro alle richieste sia delle due società ma anche del comune. È ovvio che se per rifare lo stadio i prezzi aumentano dei biglietti, ma però non credo che si possa sapere già adesso il prezzo del biglietto, aumenteranno tanto da disincentivare i tifosi, insomma la famiglia, ad andare allo stadio, allora preferisco tenere San Siro. Ecco, adesso mentre chiedo alla regia di preparare un contributo video, vorrei entrare con te sul tema del festival, che è quello dello sport come scelta per vivere bene. Tu diciamo che sei proprio un po' il ritratto dello sport, come abbiamo anche scritto sulla nostra rivista. Allora, se fai sport agonistico non so se poi, perché è molto usurante, quindi l'ideale sarebbe fare attività fisica, sport, certo, però insomma non esagerando troppo. Ecco, prima mentre appunto ci stavamo preparando a salire sul palco, diverse persone hanno chiesto di fare qualche foto con Antonio e c'è stata una mamma che ti ha detto fai la foto con mio figlio, così ha detto insomma faccio vedere la foto così mio figlio si convince a fare sport. Quindi sei riconosciuto come un testimonial perfetto dello sport. Sei pronto il video? Vorremmo far vedere, abbiamo chiesto un po' di persone il loro rapporto con lo sport, vediamo un po' cosa è venuto fuori. Lo sport allunga la vita. Certamente, sì. A meno che giochi a calcio, prendi gli steroidi e ti sposti. Sì, forse non è il calcio. Comunque riduce i rischi cardiovascolari, tutte quelle cose là. Sono d'accordo, ma dico anche che è molto faticoso. Riesci a praticare un po' di sport? Assolutamente sì. Quattro volte a settimana. Nuoto, che mi piace tantissimo, quello in piscina. Perché che a Milano non abbiamo granché da bagno, no? Quindi mi togli lo sport, mi ammoscio. Vuol dire, sono proprio un catorcio, non mi muovo mai. Beh, sono abbastanza in forma, no? Insomma, abbiamo visto chi si definisce un catorcio, chi dice che si ammoscia, chi non ne può fare a meno, anche di età diverse, insomma. Per cui, diciamo, perché lo sport è una scelta per vivere bene? Ma perché l'hanno detto anche alcune persone, ti fa sentire bene, ti rendi conto quanto, se lo fai con costanza ovviamente, con una certa abitudine, quanto ti fa bene. Poi ovviamente quando sei più piccolo non trovi magari lo sport giusto, hai bisogno di provare più sport, hai bisogno di consigli da parte dei genitori, via dicendo. Però penso che crescendo trovi lo sport che ti possa dare grande soddisfazione. Al di là dei risultati, che poi quelli ci pensi dopo. Io quando ho iniziato a fare sport non pensavo certo alle Olimpiadi, a vincere l'oro alle Olimpiadi, cioè mi piaceva proprio il fatto di stare con altri miei amici a godermi il lago e
insomma, anche andare a fare le gare, che poi era sempre più le volte che arrivavo ultimo ai regionali, però era il fatto di fare la trasferta, sai, un'avventura. Quindi c'è qualcuno che nel suo curriculum può dire io ho battuto Antonio Rossi. Tantissimi, tantissimi. e quindi è proprio bello questo. Poi crescendo puoi prendere due strade, o continuare a farlo in un certo modo professionistico, anche se insomma gli sport professionistici in Italia sono pochi, però farlo a tempo pieno, o se no insomma come un'attività parallela a quella che fai insomma durante la vita. E devo dire che i benefici sono tanti. Ma tu hai sempre fatto kayak, anzi, più che canoa, o da ragazzino avevi provato anche altre discipline, sport di squadra, cose di questo tipo? Guarda, io sono il quinto di cinque fratelli. E quindi decidevano i primi due fratelli, mio fratello maggiore e mia sorella maggiore, che sport fare, perché mia mamma ci assegnava loro, perché sennò doveva andare in giro tutto il giorno a accompagnare uno di qui, uno di là. Una di queste, mia sorella maggiore e un'altra mia sorella faceva nuoto alla Canottieri di Lecco, che è una società polisportiva, quindi ho iniziato a fare nuoto. Non ero un gran talento, però insomma sicuramente mi è servito per costruire una base insomma del mio fisico. E quando un altro mio fratello, diciamo il terzo, ha iniziato a fare canoa, l'ho seguito e lì è proprio scoppiato l'amore. Questo quindi dobbiamo virus. Ringraziare tuo fratello. Assolutamente sì. Ecco, ci sono sport che a tuo avviso, pensiamo per esempio ai ragazzini, tu ti sentiresti di consigliare anche a seconda del tipo di persona che abbiamo davanti, oppure purché sia sport? Ma io direi purché sia sport. Quando sono piccoli, innanzitutto non esagerare quando sono troppo piccoli. Ti porto l'esempio di mio figlio, che quando aveva 4 anni voleva andare a fare rugby, ha impuntato, cioè ogni giorno mi diceva voglio fare rugby. Io sono andato alla società sportiva pensando che l'allenatore mi dicesse no, è troppo piccolo, perché giocava con quelli di 6 anni, e tu sai che da 4 e 6 anni c'era una grande differenza. In realtà forse perché ho sbagliato, l'ho portato io, e quindi per fare un piacere a me ha detto sì, va bene, lo prendiamo e giochi al sabato. In realtà per lui era uno sforzo incredibile, quindi da lì ha smesso proprio di piacergli il rugby. Quindi io consiglierei veramente di iniziare con a gradi, deve essere proprio un gioco, un divertimento. Io e i miei figli poi gli ho fatto fare due sport importanti, penso, per la crescita, che sono il nuoto, l'atletica e l'atletica leggera. E poi una volta finita con l'atletica leggera hanno iniziato anche con la ginnastica artistica, ma questo perché gli davano una base poi per tutti gli sport, certo. Crescendo. Ecco, come adesso ti faccio una domanda, come uomo delle istituzioni, cosa si può fare per facilitare e agevolare la pratica sportiva, per cui diciamo è più un problema di impianti piuttosto che di agevolare, più educativo? No, bisogna dare una mano alle società sportive, ai tanti volontari che ci sono, ai dirigenti, ai presidenti delle associazioni sportive, che molto spesso hanno responsabilità che non si rendono conto di avere. E quindi le istituzioni, insomma, i comunali, ma anche le amministrazioni, insomma anche la regione, deve senz'altro dargli una mano per poter fare quello che stanno facendo. E la scuola? Parlando la scuola, sì, certamente. Sicuramente aumentare lo sport a scuola è importante, perché è un modo di fare sport anche a basso costo, ed è sicuro di farlo. Noi come Regione Lombardia stiamo portando avanti un progetto da ormai tanti anni. Affianchiamo il professore di educazione fisica alla maestra e gli facciamo fare 2 ore di educazione fisica, motoria, insomma, già alle primarie. Questo penso che sia un qualcosa di importante. Abbiamo fatto dei test sia all'entrata, poi dopo i 5 anni, vedere i miglioramenti. Devo dire che chi ha fatto questo progetto con una persona laureata, insomma, che gli faceva fare gli esercizi giusti, era molto più coordinato rispetto a chi non l'ha fatto. Quindi questo è un progetto che sperimentale, diciamo così? Sta andando, era un progetto pilota del CONI di qualche anno fa, di circa 10 anni fa, che ho voluto riproporre qui in regione e che sta andando avanti col cofinanziamento dei comuni. Credo che sia anche una bella idea quella che c'è proprio nella riforma dello sport, di creare i centri sportivi studenteschi,
per proporre, insomma, iniziando magari degli sport più con più tesserati come il basket, la pallavolo, il calcio, facendo dei tornei intercomunali, interprovinciali e poi regionali e poi nazionali. Ecco, senti, vorrei farti qualche domanda sulle nuove tecnologie. Intanto, tu che rapporto hai con le nuove tecnologie? Sei sono importanti. Quando mi allenavo erano importanti perché più dati hai e meglio è, è più sotto controllo quello che stai facendo, quindi insomma, quando ho iniziato, parlavamo l'altra volta, usavo un cardiofrequenzimetro, non c'erano ancora i GPS, usavo un cardiofrequenzimetro che aveva una memoria minima e non poteva essere scaricata al computer, quindi mi mettevo lì sulla carta millimetrata ogni 5 secondi a fare il mio bel puntino e a fare tutto il grafico. Adesso, senza bisogno di collegarlo, insomma, ti prende tutti i dati, quindi è qualcosa di eccezionale. E anche dal punto di vista dei filmati, insomma, capire la tecnica e tutto quanto, sicuramente la tecnologia ti dà una grandissima mano. Quindi possiamo dire nello studio delle barche, della pagaia, in base al tuo modo di pagaiare, insomma, hai diversi tipi di scafi da poter utilizzare. Quindi se tu avessi avuto a disposizione la tecnologia di oggi avresti vinto 10 medaglie, possiamo affermarlo? No, adesso ce l'hanno tutta, però i tempi che facevamo noi, perché eravamo veramente avanti rispetto alla metodologia di lavoro, rispetto ad altre nazioni, ora con tutta la tecnologia, diciamo, si è appiattito, diciamo, cioè ci sono. Noi eravamo avanti e loro ci hanno raggiunto e quindi se quando gareggiavo io eravamo in poco equipaggio o magari eravamo solo noi nel K2 a fare un tempo sui 1000 metri, adesso ci sono 10 equipaggi che lo fanno e questo è sicuramente dovuto anche dall'uso della tecnologia. Ecco, parliamo un attimo di valori. Lo sport trasmette molti valori a chi lo pratica. C'è qualcosa che ti è rimasto, che tu dici grazie al fatto di aver fatto l'atleta ho maturato determinate attitudini in circostanze particolari? Ma quelli ti rimangono sempre, sono valori che impari giocando e che ti rimangono sempre. Innanzitutto penso che la parola rispetto racchiuda un po' tanti valori che impari facendo una pratica sportiva, rispetto per il lavoro, rispetto per l'avversario, il rispetto per il risultato, il rispetto del proprio corpo e via dicendo. Poi ovviamente ci sono anche casi, insomma, dove non c'è assolutamente rispetto e anzi si va nella parte opposta, però nella stragrandissima maggioranza lo sport educa in questo modo gli sportivi. Poi ci sono valori come l'amicizia, il stare insieme, fare squadra, anche in sport individuali, il concetto di avere uno spogliatoio è molto importante, insomma, di fare squadra. Il fatto di lavorare per obiettivi, sicuramente sono valori che ti porti dietro e grazie anche alla tua esperienza in campo sportivo e poi ti vanno bene anche nella vita di tutti i giorni, insomma nel lavoro che sto facendo, il fatto di coinvolgere le altre persone. Quando vinci una medaglia olimpica non sei tu che vinci, ma c'è tutta una serie di persone che vincono con te, dall'allenatore, da chi ti prepara la barca, da chi ti fa anche solo la pasta sul campo di gara, i tuoi compagni di allenamento che ogni giorno ti spingono a dare il meglio di te stesso per battere, insomma questo sono tanti veramente, sono tutti tutto quello che impari nello sport è attuale nel lavoro che sto facendo adesso. Ecco, c'è poi un tema invece di tipo, diciamo così, culturale, perché indubbiamente si assiste anche attorno al mondo sportivo a un certo deficit di cultura che poi si esplicita in comportamenti. Ora, permettimi una piccola digressione personale. Io, facendo le debitissime proporzioni, ho una certa consuetudine con lo sport, ho una qualifica di allenatore di pallacanestro, l'ho esercitato per diversi anni e devo dire che rimanevo spesso veramente allibito di fronte all'atteggiamento che vedevo in partite, per esempio di ragazzini under 14, da parte dei genitori, del pubblico. Erano più le volte che dovevi magari interrompere.
questo denota un grosso problema culturale attorno al mondo sportivo, che parte secondo me proprio dai livelli dilettantistici e attorno al mondo dei ragazzi. Questo, tu hai una ricetta, cosa bisognerebbe fare? Ecco. Ma ci sono allenatori che a volte dicono che il miglior ragazzo da allenare è quello che è orfano. Che non vuole. In realtà io non sono di questa idea, anzi i genitori devono esserci. Non devono essere attaccati alla rete, devono essere un passo indietro, perché è importante anche la loro presenza, anzi spesso è determinante per le piccole società, perché portano i ragazzi con le loro macchine, via dicendo, non tutti hanno il pulmino, via dicendo. Però è importante anche far capire al ragazzo che quello che sta facendo è importante, e quindi la loro presenza sicuramente è essenziale per la crescita e l'educazione del figlio. I genitori devono innanzitutto rispettare la società e chi lavora nella società. L'allenatore, perché l'allenatore non è un ruolo solamente tattico, non è quello che sceglie soltanto lo schema, se far giocare o non far giocare una persona. Alla fine si sostituisce, per modo di dire, in quelle ore in cui il ragazzo non è a casa, al genitore, e quindi è una figura molto importante. Prima di mandare un ragazzo, una ragazza in una società sportiva, secondo me è importante conoscere la dirigenza, l'allenatore, perché è colui che gli trasmette i valori di cui dicevamo prima. Quindi è molto importante che capiscano anche a chi affidano il proprio ragazzo, almeno questo è successo anche per la mia esperienza. Ecco, invece venendo sempre un aspetto culturale che riguarda però lo sport dei grandi, o meglio quello che gravita intorno allo sport dei grandi, pensiamo al problema del razzismo, tanto per dire, e dei tifosi ultra. Le due cose si legano, ma poi in realtà non sono solo legate, perché poi attorno al mondo ultra ci sono tanti altri problemi. Secondo te questo come potrebbe essere risolto? È da anni che si cercano soluzioni sanzionatorie piuttosto che responsabilità oggettiva delle società. C'è qualcosa, qualche strada che si possa seguire finalmente per risolvere questa piaga? Il fatto di bloccare la partita penso che sia una buona soluzione. In modo che anche i tifosi che magari hanno di fianco quello che fa, che dice bu al giocatore, se vedono che si interrompe la partita gli dicono: sei un idiota, smettila di fare questo gesto e vai a casa, invece, perché noi abbiamo pagato e vogliamo vedere, certo, la partita. Può essere un esempio, magari prima con una piccola interruzione e poi proprio nel sospendere la partita. Diciamo che probabilmente nello sport che frequentavi tu la situazione era molto anche, cioè era molto più serena, c'erano delle relazioni. Non avevamo molto il fiato, per dire. Giustamente, infatti. Senti, io so, prima di salutarti, so che tu ci hai portato qualcosa. Sì, ti ho portato, di solito, le porto a un pubblico più giovane perché vado nelle scuole. Sono le due medaglie d'oro che ho vinto alle Olimpiadi, questa a Atlanta e questa a Sydney. Ma si possono aprire e toccare? Sì, sono quelle vere, perché anzi, di solito faccio così, le faccio passare se volete vederle, perché non sono per niente geloso, ecco. Ci tengo moltissimo, allora. Ovviamente, però. Senti, io sto cercando di estrarla, ma non vorrei fare dei danni, esatto. No, è dietro. Quindi questa è la medaglia di Atlanta 96. E qua c'è scritto la specialità della. Ma questa una medaglia d'oro olimpica, dove la conservi? Allora, per la stampa, in banca, nella cassetta di sicurezza e via. No, in realtà le tengo in un cassetto a casa, perché spesso mi capita, come ti dicevo, di andare in giro e prenderle. Stiamo attenti a che giro fanno queste medaglie. Stavi dicendo, scusate. No, è questo. Possiamo idealmente regalarla a tutti quelli che fanno sport, che si svegliano alle 6 del mattino per andare a correre, idealmente. Sai perché mi piace portarle, soprattutto quando vado nelle scuole? Perché la gente deve sognare e toccare con mano che i sogni si possono avverare, nel senso che non è una cosa astratta, un desiderio, via dicendo, è qualcosa che si può raggiungere. Quindi
Ricordatevi, i sogni si possono avverare, ci ha detto nello sport Antonio come Rossi, negli altri campi. Nello sport come nelle altre, ci chiedono di tirarla su per fare qualche foto. Vabbè, facciamo che anche un po' per altro consumo questa medaglia. Esatto. Grazie. Grazie Antonio Rossi, ti ringraziamo tantissimo. Grazie a voi. Abbiamo finito qualche minuto prima, anche perché immaginiamo che magari nel percorso da qui all'uscita tu verrai ancora fermato dalle persone e giusto per recuperare. Chiaramente la medaglia deve tornare indietro. Vi ringraziamo, grazie ancora e buona serata. Grazie.